Adesso va. Popolo, come state? Il microfono purtroppo lo devo sempre scollegare e ricollegare, non vuole leggersi da solo. Inizio già ad alzarvi l'audio PS4, così almeno potete iniziare a sentire tutto. Qua come siamo messi? Caldino. Va bene, sono le 3:10, direi già di iniziare, anche perché per ora non è che ci sia molto da fare. Ok. Andiamo avanti con The Callisto Protocol. Potevo avviarlo un attimino prima, visto che so che i caricamenti sono di 60 anni, ma non ci ho pensato. Non mi ricordo più cosa abbiamo fatto l'ultima volta. Ok. Dovevamo raggiungere Daniela. Questo me lo ricordo. Se non l'abbiamo già raggiunta, ma in teoria no. Allora, dovevamo seguire il cavo. Ah, dovevamo tornare indietro. Ci avevamo 1015. Più il connettore di energia, signori. 1115. Che potremmo spendere. Ah, ok, ora mi ricordo. Eravamo sul carrello, vagone, treno, binario, ascensore incredibile. Mentre attività di lancio, l'obiettivo può essere ferito gravemente, inclusa la perdita di arti. Questo qua. Controllo qualitativo. Ora okay. Rammento. Vediamo se riusciamo ad andare avanti. Senza morire, magari, visto che i caricamenti durano non poco. Vediamo un po'. Perché poi voi avete un rumore di fondo, che sarà la play sicuramente. Sono tutti pulsanti meccanici, noi abbiamo sentito comunque dei rumori digitali provenire dall'attrezzatura, il che è molto, molto bello, molto ilare. Dai, che palle però! Scusatemi. Non è possibile essere così lenti. Che cazzo? Sette mesi di caricamento. Bene, bene, bene.
Cioè, non è possibile che tu lo prendi col guanto e ci vuole mezz'ora per spostare la visuale, sollevarlo e lanciarlo. È fastidioso, e non poco. Quindi ora cerchiamo un attimino, ho alzato la sensibilità sperando che questa cosa aiuti, ma seri dubbi. Poi l'audio è un po' troppo forte nelle mie cuffie, qua c'è un casino incredibile, quindi lo abbasso un pelo. Devo rifare la stessa cosa di prima, io sì. Sistemi operativi, parametri normali. Perché salvare in quel modo è sbagliato. Aumentiamo la capacità massima, tanto li buttiamo fuori, poi lo aumentiamo la potenza. No, almeno posso buttarne fuori di più. Grazie per la produttività. Figurati. Cioè, vedi? Lento come niente al mondo. Ed è a 70. Poi per carità loro salgono già mutati praticamente. Ed è questa la cosa peggiore, perché sei quasi obbligato o a prenderli in pieno o se no a buttarli sotto subito, appena mutano. Proverei per ora a prenderli in pieno. Questi conviene già buttarli sotto perché... E niente.
Ma sto spammando X per usare la batteria. Pensa che ho la pistola sbagliata, eh. Dai, sparate un altro. Ovviamente. Perché cazzo non mi potevo muovere qua? Ovviamente non lo puoi prendere. Come fanno a non esserci più munizioni? Dico, fortuna che è lento. No, adesso sarà veloce come la merda, guarda. Qualcosa farà. Guarda quanta vita mi ha tolto.
che cazzo devo fare? Se schivo non mi contrattacca, non lo posso nemmeno colpire. Pare che gli passano attraverso i colpi corpo a corpo. Io che cazzo mi devo inventare? Cioè, non ho il tempo di cambiare l'arma. Ma che cazzo vuoi? Ricaricare non posso ricaricare. Che faccio? Mi inginocchio. Che cazzo mi fa? Che cosa posso mai inventarmi? Se ricambio arma mi tira una legnata. Se provo a contrattaccare non lo prende, perché ovviamente schivo lontano per evitare il colpo. Col guanto di merda non lo posso prendere. Non c'è neanche niente intorno che gli vuoi lanciare. Sì, abbiamo capito. Guarda che non ho vita. Ma stavolta si è staccato dall'altra paese, nell'altra parte. Perché? Vabbè. Vita, ciao. Sto giro tutto in un attimo. Allontanarsi dal bordo della piattaforma. Sì, sì. Hai fatto tutto, tesoro? Non ti credo mai. Manda una foto. Verifichiamo. Ottimo. Dove sei? In una specie di tunnel di servizio. Sono dall'altra parte. Prosegui e arriverai alla colonia. Allora.
Esattamente la signora quando mi ha detto prosegui verso dove intendeva, di qua? Sarà. Giunto alla colonia, tu dove sei? Vedi il faro? Ti aspetto lì. Chiamalo faro. L'avrei definito un normalissimo lampione, però a più luci. O una torre. Chissà cosa si intrometterà tra me e Daniela questa volta. Certo, oltre questo, intendo. Vabbè che potevamo saltare comunque dall'altro lato, ci arrivavamo. Buoni gallisto, solo 16. Perfetto, ce l'ho scusato. Ah, che palle, questi sono quelli là... O prima sordi, vero? Cioè, ciechi. Vabbè, basta che facevo così, no? Come immaginavo dovevo andare da quel lato. Ah, ma lì ce n'è un altro. E qui pure. Lì devo attivare qualcosa. Quel qualcosa immagino a sto punto che... guarda una scala. No, queste non si aprono, ok. Però buoni gallisto, questo l'ho già fatto, questo no, questo nemmeno. Ah, aspetta, ma di qua aspetta.
Ed è comunque meglio di Assassin's Creed Mirage. Non ho iniettori di salute. Porca miseria, come no? Magari ce n'è uno qua dentro. No, buoni gallissimi. Area di sicurezza. Non sembrerebbe. Buoni gallissimi. Questo esce dal muro. Ok. No? Cazzo enorme. Vieni qui. Devi vederlo. Palesemente un pene dalla forma molto gigante. Di sicuro. Arriviamo lì e ci fa guarda. E poi ci grida sto cazzo. È partito l'alert, scusami. Perché io non l'ho né visto né sentito. No. Come mai no? Controlla audio tramite PS. Ed è qua. Monitor è in via. Aspetta, perché non so il motivo per la quale non sia partito. Ora te li rimborso i punti. Perché qua è tutto impostato per bene. Quindi non è colpa mia se non è partito, ecco. Non c'è neanche nella coda delle richieste, però, il tuo...
Cioè, non mi segna neanche che l'hai riscattato. Te li ha tolti i punti canale? Piuttosto che continuare a riscattarlo, dimmi se te li sta togliendo i punti canale. Perché a me spunta e lo toglie subito. Aspetta. No. Dammi un attimo che vado direttamente sulla pagina. A vedere come mai. Non va. Qua va tutto, sinceramente. Aspetta un momento. Che lascia stare? Deve funzionare. Che cosa vuol dire lascia stare? A te non interessa, a me sì. Vedi ora? Ma mi sembra difficile perché non è che io abbia fatto chissà cosa. Non me li leva. Ma vediamo se lo fa pure con gli altri. Non sta andando. Come mai? Aspetta, aspetta. Lo togliamo. No, ma non va neanche a me. E lo rimettiamo. Sì. Mettiamo qua, così. Più in piccolo. Più in piccolo. Toh. Controlla audio. Va bene. Proprietà. No, proprietà. Proprietà audio avanzate. Questo qua. È andato, ma io non l'ho sentito.
Eppure sul sito funziona tutto, eh. Manu, ciao carissimo, bevo. Perché ne spunta una nuova ogni giorno? Com'è possibile che ora non va? Nei giorni che andava però non lo riscattava nessuno, eh? Allora, proviamo nuovamente a riscattare. Ok, adesso va, no? Io l'ho sentito. Ah, la patata. Ok, adesso va. Il boop lo mettiamo a 700. Se no è un pochino alto, mi sembra sbagliato. Vengo così, questo così, ok. Manu! Che mi riscatti la patata. Ok, lo dobbiamo riaggiungere pure qua perché a quanto pare fa tutto il cazzo che vuole lui. Sì, e lo rimettiamo al suo posticino qua. Così. Anzi, qua così. A posto. Ci siamo. Non ho idea di cosa fosse successo, ma non voleva più funzionare. Ok. Per cosa? Speriamo che le altre funzionino tutte quante, va, tipo gli alert e cose così, perché sennò impazzisco. Passo il pomeriggio qui ad aggiustare queste cose per averlo riscattato. Cosa? La patata? Come state comunque? Io tutto a posto, caro. Grazie mille, tu. Eh no, ma tesoro, se non lo riscattavi tu comunque, prima o poi qualcuno lo riscattava, il tempo lo dovevo perdere lo stesso. Cioè, tanto vale meglio averlo fatto ora che l'ho messo a posto. Di cosa ti stai scusando? Meglio saperlo che non funzionava, piuttosto che continuare con la senza saperlo. Elevator, c'è scritto proprio in grande ascensore, io lo cercavo ancora. Vai, via, forza. Fammi passare. No. Per me è assurdo che io miravo quello davanti con il fucile antisommossa
ho preso quello dietro. Però, vabbè. Comunque sì, non si deve fare questi problemi. Anzi, meno male che l'abbiamo saputo adesso che non andavano. Per qualche motivo assurdo, visto che fino a ieri che ho aggiunto la patata funzionava tutto quanto. Tu Manu, come stai? Tutto a posto? Mi hai risposto? Non mi ricordo più. Fammi vedere la chat. No, non mi hai risposto. Come stai, Manu? Tutto bene, tutto bene. Che mi racconti? Che fai oggi? Che hai fatto? Okay. Dovrei tornare all'ascensore. Jacob, ho trovato qualcosa. Cosa? Sto vieni cazzo qui. Devi vederlo. Niente di particolare, ma niente, andiamo un po' avanti di Callisto Protocol. In realtà era per fare contenta Lily più che altro, ma la stronza a lezione. Questa volta non lo attacchiamo perché arrivano tutti. Top. Si recupererà il VOD se le interessa. Oh, minchia, se n'è accorto. Ammazzati. Ero convinto di arrivare all'ascensore di qua, ma in realtà l'ascensore è proprio davanti a dove ho beccato sti due. Scendi? Boh. Con una nonchalance lui. Ah, fanculo. Ma pure tu no, però. Chiuditi! Non si chiude, mi sa. Non è questo l'ascensore? Incredibile, possiamo saltare l'animazione di morte. Sai, con l'inquadratura che c'era mi aspettavo si dovesse chiudere una sala cinesca davanti a me e che partisse l'ascensore. Invece no, se n'è altamente sbattuto. Ora come minimo ricominciamo da sopra. Veniamo sgamati. Okay. Infatti. Jacob. Sì, sì. Ho trovato qualcosa. Cosa? Vieni qui. Devi vederlo.
Come carica GRP al massimo? Sarà. Poi non mi ricordo neanche quando ho trovato lo schema per il fucile d'assalto io, eh. E qua c'è una cassa che io voglio. No, niente, non me lo fa attaccare. Ah, e io non mi porto il decoder qua perché c'è un inventario pieno, ma non se ne parla neanche per sbaglio, guarda. To. Vedi qua che c'è. Un po' di vita qua. Cazzo proprio. Ora io dico, questo qua è l'ascensore? Può essere. Basta. Ci avrò messo 40 colpi. Ciao. Oh, usalo però. Usalo. Non si può usare. È decorazione questo ascensore. Ma non quello!
Ma perché ce l'hai con lui se c'è questo qua? E adesso... adesso invece lo può scorrere il ditino lui. Dani sta raggiungendo il faro. È morta. È finita. Siamo matti? Lui è normale, almeno lo meniamo. Mi ha anche un po' rotto le palle. Senza vita, dove cazzo vuoi andare? Dani, ci sei? Perché non risponde? Che agilità! Che è sta musica che sale? Di nuovo, porta è chiusa, devi tornare indietro. Guarda. Con un fusibile, ora mi devo fare la strada dietro dove è andato il Demogorgone.
Sembrava strano che io lo lasciassi perdere quello. Andare di là, andare a prendere il fusibile, massacrare 40.000 di questi e tornare di qua. Ora vedi. Iniettore di salute, bello. No, fusibile, come fusibile? Dici. Gallisso. Ma come salute niente. Vorrei andare a vedere che c'è là, però sono quasi sicuro che morirò. C'è una cassa. Guarda, come me ne pento. Cos'è quello? Munizioni? No, il decoder. E che non so se sono da... Vedi, questo qua è un convertitore di energia intatto, Ah, questo è energia. Questo è un convertitore di energia intatto. Forse mi dà di più questo di questo. Nel dubbio mi libero di 5 colpi fucile chimico. E mi prendo il decoder. Purtroppo è roba che mi serve per potenziarmi. Sapevo io che c'eri ancora tu. Non avevo dubbi. Buono. No. Ciao. Sistemi operativi, parametri normali. Ah, intanto. Vedi, il convertitore di energia dà meno di quello intatto. Che dico, io ora tornerei pure indietro a prendermi quello là normale che ho lasciato. Che sono comunque 100... minchia, 500 l'iniettore di salute, però sto morendo, mi serve. Potevo guardarmi un attimo intorno nella stanza per vedere se ce n'era uno, in effetti. Aspetta. C'era. E in ogni caso mi serve perché non sono colpita. Non era l'iniettore, era 35 di salute. Quello qua c'era l'iniettore. Vabbè, meglio. Almeno ne abbiamo uno da parte.
Abbiamo spazio nell'inventario, sì. Andiamo a recuperare quel convertitore di energia che ho lasciato indietro. No, non ho lasciato indietro, mi sa. No, avevo lasciato il fucile, vero? Quanto sono stronzo. Come cazzo fa? Vabbè. Sempre roba che mi serve. E sicuro ora sopra dovrò combattere Daniela Mostro super potente. Penso abbia salvato in automatico. Mi sto avvicinando. Mi aiuti, la scongiuro! Signore, la prego di calmarsi. È nella mia testa! Deve calmarsi e rispondere alla mia domanda. Quando è stato esposto? Lo prego, fa male! Che è questa? Che sta facendo? Dani. Dani. Non ci vado! Non puoi costringermi! Li hai uccisi tutti! Oh, ha rincoglionita! Questa qua è deficiente. Buongiorno, signora. Ok. Ok. Ehi. Scusa. Sto bene. Sei sicura? Non sembri stare bene. No. Ero nella sua testa. Ho rivissuto i suoi ricordi. C'è stata un'epidemia. 75 anni fa. E là. Proprio come sta capitando alla prigione. Hanno ucciso tutti. Per contenerli. Tutti quanti. Non è una coincidenza. Già vedo una cosa che mi interessa lì. Kate, le Cairo e un po' altro. Sono collegati. Come abbiamo fatto a non notarlo e sentirlo prima? Sì, ti ho già incontrato a te. Eh certo, il mio compagno di giochi è fuori uso. Non avevo dubbi. Cerchiamo di massacrare la parte sinistra, così se la toglie di dosso. Hai anche ragione che se non ricarico dici come cazzo faccio io a fare le cose. Ma tu ti rendi conto di quello che stai facendo? Quindi, oltre al colosso che ci spacca il culo con un solo colpo, ci ha messo anche la rottura di cazzo.
Va bene. Bevo un sorso d'acqua. Giustamente. Fammi guardare intorno. Guarda qua, una stanza. Posso fare il trick e guadagno spazio. Ok. Scavalca però, cazzo. Fa veramente tanto piacere sapere che non stiamo disturbando il riposino di Daniela in questo momento. Cioè, mi sarei sentito in colpa a svegliarla, cazzo. Ah, buongiorno. Sono caduto a terra, ma sì, sto bene. Fa piacere. Ma mi fa veramente. Lui conosceva una via per la superficie. Sì, tutto ok. Non sapevo se potessero trasferire i ricordi. Gli impianti sono collegati al cervello. È come copiare foto. UJ interpretava in miniatura la prima versione di quello che oggi è il tuo. Cosa si prova com'è? Strano. Come essere due persone insieme. Sono riuscita veramente a comprenderli. Erano. Oh, perché questo è sempre più veloce di me? Minchia, ora qua crolla la passerella e io rimango bloccato dietro. Quelli sfuggiti al massacro. Perché non posso allungare il passo? Guarda! Guarda! Dimmi un po' tu, eh! Sto cazzo! Il passaggio è crollato! Per salire in superficie dobbiamo attraversare la colonia! Non fermarti! Ma perché ci vediamo là? Ma dammi una mano! Ma che cazzo vuol dire ci vediamo là? Ma porca puttana! Usa il tuo guanto GRP e tirami su, non lo so, inventati qualcosa! Ci vediamo là. Con sta donna io non ci posso camminare. Dammi tutto. Liu Jesse è qui per voi. Chi ha stampante CPU? 1000. Basta, vero? Sì, basta. Fucile d'assalto. Che ha 1000 per farlo. Il danno è comunque poco.
Controllo qualitativo. Ok. Mille cinque. Venti colpi. Però sono a colpi, quindi meglio così. Ora lo proviamo. Però contro lui mi sembra un po' sprecato. Ah, proprio le raffiche da 3 sono preimpostate, non posso scegliere io. Ok. Signorina, io che... Ma io qua... Ma qua è dove ero prima? La clinica. E io... E la clinica è sopra qua. Aspetta. Però se non mi rilascia... Allora, la capacità nel caricatore è bella grande, mi fa piacere. Però se non mi lasciano i colpi e già io sono senza colpi... Questa non è la clinica? No, questo è un dormitorio e basta. Che cazzo dico la clinica? Oh, qua? Che ho lasciato io? Batterie. Cioè, se non mi rilascia i colpi del fucile d'assalto, me ne faccio poco e niente io. Ma perché? Fai il cazzo che vuoi, va. Allora, la clinica. Clinica. E qua, dove c'era la porta chiusa. Signora. Un momentino, eh. Sistemi operativi, parametri normali. Niente, signora, come non ho detto, andiamo. Deve essermi perso qualcosa. È freddissimo. Incredibile, la gente ci vivesse. Sì, beh, non avevano scelta. Qualcuno non ce l'ha ancora. Magari c'era il riscaldamento 75 anni fa, dai. Che aspetti che lo faccio anch'io? Mi devo allontanare. Ah. Cos'è quella cupola? Non c'è. No, non allora. Era la miniera. Arrivava fino in superficie. Perché? Non lo so.
come passare di lì per tornare alla prigione. Ma perché dobbiamo tornare alla prigione? Le risposte. Risposte di sto cazzo, signor. Salve. Sono la dottoressa Katie Mahler e vi do il benvenuto alla stazione di Archimede. Non vediamo l'ora di condividere le nostre scoperte. Il culmine di decenni di ricerca. Non a noi. Cerco di scaricare più dati possibili. Ci vediamo dentro la cupola. È iniziata con una chiamata di emergenza. Un contagio misterioso su Callisto. La sintomatologia era e familiare. Una forma di evoluzione accelerata, simile a quella scoperta a Parano. Se riusciremo a capire la malattia, una volta messo in sicurezza il sito, è stato costruito un laboratorio e poi una base di ricerca. Dopo decenni di ricerca, siamo vicini alla meta. La fonte da cui è partito tutto. Un nuovo capitolo. Cos'è quello? Una creatura aliena, liberata dai minatori quando hanno penetrato l'oceano sotterraneo di Callisto. Era già morta, uccisa dalle forze di sicurezza. Nella carcassa, però, abbiamo trovato migliaia di larve, vettori di malattie per il patogeno biota. Abbiamo raccolto dei campioni e li abbiamo portati al laboratorio, su Ego. Il patogeno ha agito da accelerante evolutivo, mutando i coloni anche più che miserabili mostri. Oh. Eccetto uno, il cosiddetto soggetto zero. In qualche modo è riuscito a ottenere solo il beneficio, forza, esistenza e longevità, preservando la propria ragione e umanità. È stato ucciso dalle forze di sicurezza. Il suo corpo è stato portato al laboratorio di Black Island per avviare il programma di ricerca originale. Oh Cristo. 5, 2, 1! Oi, frate! Ciao! Io e te abbiamo un affare in sospeso. Confermo! Come vedi, le cose sono cambiate. Non ti preoccupare, arrivo subito. Fammi parlare col tipo qua. Che si sta inalberando. Un po' troppo. Mi fai male però, Beh, che dire. È forte. Non lo posso affrontare facendomi colpire. Cioè, non posso rischiare. Yeah.
in superficie. Dovrai fare meglio di così. Ti troverò ovunque tu vada. Indovina un po', mi sto facendo colpire. Ho quasi fatto. Ci siamo. Cercherà soltanto un po', ma presto sarà uno più. È infetta? Mi vuole dire questo, mio compare? Ti avanza una cura medica a te per caso? Quella piattaforma ci porterà in superficie. E lei dov'è? Signora, però se non viene sulla piattaforma parte senza di lei, eh? Tanto lei che cazzo viene? Ce l'abbiamo fatta. Lo sapevo. Ehi. Coraggio, alza. Vedrai. Minchia, cosa faccio, glielo vai a dire? Ma a me è saltato in faccia 100 volte quel coso. Non mi ha mai fatto un cazzo. Non è giusto. Merda. Ho promesso di fermarli. Diventerò una di quelle cose. No. Ok, non succederà. Senti, troveremo. Come? Ci atterremo al piano e arriveremo fino alla torre del direttore. Ci sarà il modo di invertire il processo. Non puoi saperlo! Lo troveremo. Ma non ci arrenderemo adesso. Arriveremo fino in fondo. Insieme. Ok? Ok. Dai! Alzati! Doppiaggio particolare, passa dall'essere compassionevole all'essere incazzato. Vista ti servirà. Ok? Ci siamo quasi. Guido io però. Ma non c'ho niente da vendere, non posso potenziarmi se non mi dai le cose. Qua i buoni Callisto, quanti sono? 16, che faccio? Me li mangio. Ci ho concluso un cazzo. Antonio. Capite? Fuggi l'assalto, va. La mia pazienza si è esaurita, Mother. Ormai sono quasi 6 mesi. Sono vicina a comprendere il biofago, Cool. A imbrigliarlo con il soggetto zero. Mi serve un po' di tempo. No. Quanto accaduto su Europa? È stata una tragedia. È stata una rivelazione. La prigione ha un pilota automatico.
Il sistema è andato a puttane. Mi dispiace. Sto tornando, Sono quasi fatta. Sì, aspetta un attimo. Raggiungerlo. Pare di sì. Mi occupo della porta. Detenuti, tornate alle celle. Mazza! Che tega! E ora siamo in cella di isolamento, di nuovo. Solo che Daniela questa volta... Signori miei... La vedo dura. Dubito che si salvi, Daniela. Tor. Cosa succede? Di sicurezza e Dani è con me. Dov'è Dani? Il laboratorio al centro della prigione. Lui controlla tutto, ma qui possiamo parlare. Posso portarla dal direttore e curare lei. Voglio aiutarvi. Lei? Lei mi ha sparato questa roba nel collo e adesso vuole aiutarmi. La prego, deve sbrigarsi. Trovi Jacob. Come? C'è una stanza più avanti collegata a un'area che di solito è off limits per guardie e prigionieri. La raggiunga, io la farò entrare. Le sgombro la strada. Vaffanculo. Era un po' che non succedeva, Ma io voglio anche delle cure. Non voglio spendere i miei punti Callisto qua per farmele, cazzo. Anche perché 1500, io qua, guarda qua, 1800. Tra poco mi faccio la pistola col danno al massimo. Buoni Callisto, munizioni. Dove sei? No, di nuovo lui, no! Thank you.
Avevo premuto L2 per mirare e sparare, posso giurarlo, ma no. Evidentemente l'ho premuto troppo tardi, L2. Ed è partito il corpo a corpo. Particolare, particolare. Sembrava fosse andato a terra. Sì, ma questo spamma, cazzo. Stampante. Buono. A voi la scelta. 2005. E ora abbiamo 742. La prossima cosa che potrei migliorare il danno del corpo a corpo con 900. Le armi potenziate con la modalità di fuoco alternativo garantiscono una potenza di fuoco maggiore, ma usa più munizioni. Premi e tieni premuto il tasto L2 per mirare. Premi R1 per utilizzare la più potente modalità di fuoco alternativo. Ok. Quindi non ha aumento propriamente il danno, ma di ogni singolo colpo, ma semplicemente ho un colpo caricato nell'arma, ok. Un'altra stampante, se posso tornare indietro mi potenzio. Anche se mi servirebbe curarmi. Effettuare la selezione.
Se avete dubbi, consultate un amministratore. Recuperare l'area di assistenza. Mi posso anche curare. Controllo qualità. Ok. Perfetto. Bravo. Ho capito. Dai, ora mi ero curato, però che cazzo. Sembrava che ci fosse qualcosa, tipo uno schema. Se no non me ne fregava niente. Ho scritto Giocondo in faccia io, no? Cioè, per farti capire quanto non fa un cazzo il fucile d'assalto, eh. Per far capire quanto non fa un cazzo di danno il fucile d'assalto. Quanto abbiamo scaricato? 6-9 colpi? Niente. Con la pistola l'avremmo ucciso in 4, probabilmente. In 1 forse con quello caricato. Prima mi aveva dato la salute, adesso no. La PlayStation, il Black Friday è qui.
Fammi la salute. Questo sembra più vecchio di questo. Che novità! Scenda le scale. È quasi arrivato. E ci fulliamo. Convertitore di energia intatto. Sono 200 buoni gallisto questo. Ehi. Ci sono troppe spine ai lati. Detto io. Oh.
La patata. Che panico, Anna. L'ho sentito col riverbero, ti giuro. Anna, come stai? Perché per 1000? Scusami, l'avevo messo per 500. Ciao Annina, come stai? È vero, è segnato per 1000. Ma perché cazzo si è sminchiato tutto? 500, 700, 1000 e 1000. Vediamo, aggiorniamo. Ok. Almeno mi caghi. Troppo male, ma che ti senti? Preso da Chipirina, sembra non abbia fatto un cazzo, madonna. Ma bruttissimo. Questo già mentre eri al lavoro ti sentivi così o quando sei tornata? Devo scendere? Posso scendere, allora fammi vedere un attimo che cosa c'è qua. Un cazzo. Niente. Immagino, niente. Spero che tu ora sia a letto senza fare niente, va. Ma reda pure. Volevo arrivare almeno alle mie ore. Quindi hai continuato imperterrita. Siamo buoni tutte e due. Oh! E che? Scopriamo questo numero di presunto spam. Interior designer che progettano soluzioni abitative. No, Reda per ora no, ma non passerà molto, abbiamo lui dopo. Per forza, state a contatto, state insieme, state molto vicini, quindi vuoi non vuoi si diffonde al volo. Provo la febbre che sembra una stufa a pelle. Anzi, che meno male che non sento freddo. Prima tremavo con tre coperte e il pigiama strapesante. Brutto, minchia. Qua ci colpa Jessica, Anna, che t'avrà passato qualcosa a furia di tossirti nel microfono. Queste sono cose che mi mandano. Non avere problemi al lavoro. Ma tu, quanto cazzo sei resistente, figlio mio? Vaffanculo, va. Tutta la vita ci ho perso con questi. Non c'ho manco l'iniettore. Cambiare, va. Maria.
Che cos'è? Fusibile. Da dove cazzo lo prendo il fusibile? Signora, io mica l'ho visto il fusibile. Di qua niente. Di qua? E da dove? Da qua. Continui così, Jacob. Le condizioni di Dani peggiorano. Faccia in fretta. Eh sì, un momento. Cosa mi tirerà fuori da qui? È tornato, è tornato! Non ti clippare! Che poi è un casino! Stai calmo, stai buono! Dopo due settimane nel programma il soggetto 324. Che ti clippi, che fai? Ma il suo stato mentale degrada la. Popolo, arriviamo. Arriviamo a quella che penso che ci sarà una cinematic. E poi ci salutiamo. Ah, il fusibile. Cambia! Qua dove vado? A morire? Probabilmente sì. Ma questa porta è sbloccata. Cioè io potrei tornare indietro a mettere il fusibile. Ma di qua che c'è? La morte forse. Vabbè, proviamo dai. .6 mi pare strano. Come ti pare strano? Anzi, mi sa che sta salendo. Mi pare giusto 38.6. Certo, tu probabilmente ti senti sicuramente un 40 di febbre. Però beh, 38.6 comunque non è poco, Questo voglio dire. Allo, allo? Ah, ma di qua sono dove mi serviva il fusibile, ma vaffanculo. Ci siamo quasi. Boh. Non fermiamoci. Siamo al checkpoint, per forza, guarda qua, guarda. Non c'ho un cazzo. Però qua c'è l'iniettore della salute e qua c'è il potenziamento, signori. Non possiamo potenziare niente, neanche il fucile d'assalto, perché costa 1500 potenziare il fucile d'assalto. Le altre cose mi costano tutte sulle 900, quindi va bene, popolo, ci salutiamo qua, dai, salviamo. Non so quanto manchi a finire The Callisto Protocol, non ne ho la minima idea. Allora, aspetta, quanta fretta, ma dove corri, dove vai?
Va bene, popolo, grazie a tutti quanti per essere passati, grazie a tutti quanti per il supporto. Io ricordo a tutti coloro che stanno recuperando la live tramite YouTube che possono andare sotto in descrizione e trovare link utili come Instagram, TikTok o addirittura Twitch per il corso di formazione. Di formazione per cosa? Comunque, ciao Jessica! Ricordo a tutti quanti che possono venire tramite il link in descrizione, appunto recuperato tramite YouTube, per venire direttamente in live su Twitch a supportare formazione sul lavoro. Se pensi che già lavori è incredibilmente in ritardo questo corso, comunque va bene. Grazie a tutti quanti per il supporto, noi ci vediamo domenica pomeriggio. Shagari, shagari, shagari.